Cari amici di Scuola di Botte, Cicalone ha fatto il suo tempo, pelato, strambo, vestito male, che vi parla di sport da combattimento e cose violente. YouTube vuole una figura nuova, una più moderna, uno biondo, uno che abbia sempre una maglietta alla moda, che adesso che si avvicinano i tempi vi possa parlare di argomenti interessanti come videogiochi freemium, gratuiti, che vi possa parlare di cose divertenti come uscire, andare in discoteca, divertirsi, fumare, bere, macchine da corsa, velocità. Basta ste cose di alleniamoci, sudiamo. Perché sudare? Si esce dalla macchina con l'aria condizionata, si entra nel locale con l'aria condizionata, vi servono una bevanda fredda, vi divertite. Quella è la vera scopo della vita. Se voi avete il vero scopo della vita, poi le donne, il divertimento, donne sempre diverse, movimenti divertenti, tutto quello che si fa, allora potete veramente divertirvi. Lasciate... Cari amici di Scuola e Botte, intanto non crediate a false promesse, come vi dico sempre, perché non esiste il divertimento puro, la macchina cabrio, le donne, i brindisi, l'aria condizionata per tutto. Si fatica e si suda sempre, sappiatelo. Per fare qualsiasi cosa dovrete faticare. Ho sempre giocato senza vincere mai e vado a vincere proprio oggi che torno all'estero. Molti di voi mi stanno dicendo in questi giorni: a Cicalò, da quando ho iniziato a fare sport a combattimento finalmente siamo arrivati alla fase in cui scambio delle tecniche col compagno, sia a livello di tecnica normale sia a livello proprio di sparring, e ti devo dire, Cicalò, ho delle grosse difficoltà, non riesco a portare i pugni, chiudo gli occhi, mi abbasso, mi giro, scappo. E voi direte: porca miseria, ho sbagliato sport. In realtà, ragazzi, se non avete mai fatto a cazzotti per strada, se non siete dei killer nati, dei picchiatori eccetera eccetera, è normale che questa sia per voi la prima volta che fate a cazzotti, o che fate a calci, o che fate a calci e cazzotti, lotta, tutto quello che state facendo. È la prima volta che si affronta e si hanno delle difficoltà oggettive. Togliendo il caso dei ciccioni, secchi sfigati nerd, palestrati imbalsamati, cazzari segreti con mosse segrete eccetera, siete normali. Dovrete condizionarvi a fare anche questo, perché il vostro sport lo prevede. Avrete un avversario davanti, cioè non è che date in calcio a un pallone e il pallone potrebbe andare dritto, potrebbe andare storto. C'è uno che ve mena. Se questo vi mena, attaccare barra contrattaccare. Come fate a fare questo? La cosa migliore è la pratica. Se non fate pratica, non ne verrete mai a capo. Per fare la pratica dovete vincere le vostre paure, le vostre difficoltà, il vostro imbarazzo. Perché delle volte ci si sente anche in imbarazzo, perché questo che sta a menare voi non riuscite a portare i colpi. Ma è la riflessione, l'esperienza, la sconfitta che vi porta a migliorare. Se non migliorate, cioè se non esiste il progetto di un obiettivo, di un miglioramento eccetera, se vi venisse già naturale la cosa, sarebbe peggio. Perché? Perché se voi naturalmente già lo fate, pensate: vabbè, oh, ecco qua, non c'ho nient'altro da fare, già so capace. Non vi mettete in discussione, non portate avanti tutta una serie di obiettivi di crescita che possono essere funzionali al farvi diventare qualcuno in quello sport, o a farvi mettere sempre in discussione perché avete ogni volta una difficoltà o state superando una difficoltà. Qual è la parte più difficile? Poi, quando farete per esempio sparring con un compagno, la parte più difficile è sicuramente il compagno. Quello è salito sul ring come voi e non sta lì per farsi menare, ma sta lì per menarvi. Se vedrà una vostra debolezza, lavorerà su quella. Ve girate, po', ve colpisce, ve fa la finta e voi spaventate, pa, ve fa la finta, capito? Voi, quando avrete capito quali sono le vostre debolezze, ci lavorate sopra. Lavorateci riproducendola. Cacchio, non riesco a allungare il braccio, ci riprovo, ci riprovo, ci riprovo, po', ho allungato il braccio. Se guardate sulla rete ci sono tanti video di sparring di tante discipline. Intanto iniziate a farvi un'idea di quello che è veramente lo sparring. Qual è la foca, l'enfasi che ci mette la gente. Non dovete pensare che lo sparring è semplicemente quello che fate voi in palestra, perché se altrove gli standard sono migliori, e voi dovete puntare a quelli, mica dovete puntare a essere delle schiappe, dei schiapponi brutti. Yes, yes, yes.
Ovviamente la finalità di fare tecniche con i compagni, fare sparring, semicombattimento, sparring condizionato, tutto quello che volete, è proprio quella non di vincere, cioè non è che dovete puntare a vincere, ma dovete puntare a capire, perché quello è il terreno in cui vi preparerete nel caso in cui voleste fare delle competizioni. Se ovviamente voi lì puntate alla vittoria, ma non pensate a come posso migliorare su questo, dove sono carente su quello e tutto quello che concerne quella fase, perdete quello che è più importante, cioè l'esperienza. Quella è tutta esperienza. Si parte da zero e con l'esperienza si diventa bravi, forti e capaci. Vi limate sui punti deboli e vi potenziate sui punti forti. Voi direte, ma io ce l'ho dei punti deboli e punti forti? Ce l'hanno tutti, purtroppo. Pure voi sfigati. E limandoli e sistemandoli sarete meno sfigati, perché la sfiga è dovuta all'inesperienza. Quando avrete più esperienza sarete meno sfigati. Nico, amore mio, allora hai capito. Domani mattina passo a prenderti alle 9 e ti porto nel mio appartamentino. Avete mai visto quello che entra in un posto, no? Tutto bello, preciso, sa dove poggiare le cose, si poggia, c'ha le pose quasi da Oscar, eccetera. Poi entra uno sfigato, tutto storto, mezzo pinocchietto, non sa dove andare, sbatte al tavolo, fa cadere l'acqua dall'altra parte, tutti lo guardano e dicono: guarda sto sfigato, cacciamolo fuori. Un caro saluto a tutti, nemici, amici, ciccioni, secchi e tutti quanti siete!